Stiamo celebrando quest'anno i 60 anni della fondazione dell'Opera di San Giacomo, che è stata l'inizio della comunità cattolica di espressione ebraica. Nel 1955 Patriarca Gori promulgò gli statuti dell'Opera che stabilirono gli obiettivi della comunità. Dopo la fondazione a Jaffa nel 1955, altre comunità parrocchiali, chiamate in ebraico Kehilot, sono state istituite in 7 posti diversi in tutto Israele, da Nazareth a Haifa a Gerusalemme, fino a Beersheba, piccole comunità ma piene di gioia. Essere credenti in Gesù che parlano ebraico, vivere nel cuore della società ebraica e in quello della chiesa locale, essere una comunità aperta che accoglie tutti e trasmettere la fede alle nuove generazioni, sono le sfide che le comunità affrontano oggi e che offrono un profilo di cosa sono, qual è la loro missione e verso dove si stanno dirigendo. Per me è stato molto importante trovare qualcosa che iniziasse ad essere una chiesa, a trovarsi all'interno del popolo ebraico di cui siamo parte. A poco ho visto come si è sviluppata. 60 anni di allegria, di sofferenze, di amore per gli altri e di condivisione, una gioia che ha oltrepassato i confini del paese. Celebriamo con tanta gioia per i doni che Dio ci ha dato e uno di questi è stata la benedizione apostolica che Papa Francesco ci ha inviato tramite una lettera, scritta dal Cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, dove il Santo Papa si congratula con noi, dice che prega con noi e ci chiede di continuare a sviluppare la nostra missione, così da poter diventare uno strumento di pace e di dialogo nella società in cui viviamo. E per questo un vero anno di celebrazioni. And so a real year of celebration.